Bella raga, benvenuti in questo nuovo format. Se l'anno scorso vi ho portato nel dietro le quinte delle gare dei piloti, quest'anno voglio andare a vedere anche a casa loro come si allenano. Mi vedete vestito così perché oggi sono qui con Cristian Gamarino. Ciao ragazzi. Oggi proverò a seguire il suo di allenamento, pilota fresco di titolo mondiale e contratto ufficiale con Kawasaki. A distanza di un anno dalla nostra intervista siamo di nuovo qua insieme, un po' di cose sono cambiate, ma andiamo in bici perché mi direi tutto lì. Oggi facciamo un doppio stint e ti farò fare un po' di fatica, eh? Dai, vai. Andiamo raga. Via. La bici è 2 anni che ce l'ho nella preparazione. Vedevo che tanti piloti lo facevano. Io ho sempre un po' minimizzato, diciamo, l'utilità. E invece da quando lo faccio ho capito che ti aiuta. La differenza, sì, tanta roba. In un anno direi che sono cambiate un po' di cose. Tante. Te l'aspettavi? Tante. Come sei? Allora, me lo aspettavo, no? Te lo speravo, sì. Che era l'obiettivo, sì. Però sai, soprattutto nel campionato che faccio io, che è appunto l'endurance, il risultato dipende veramente da tantissimi fattori e quindi è difficile, anche se sei più veloce, a volte non riesci a portare a casa il risultato. È stata una stagione esagerata, la mia vita è cambiata parecchio in un annetto, cioè la mia vita nel senso, i miei risultati, il mio futuro comunque. È stato determinante il titolo? Allora, è difficile dire quello che è stato determinante e quello che no. Perché comunque è una serie di cose che poi fanno il risultato. Sicuramente sì, cioè meglio così che no. Perché tu stai parlando del contratto da certo. Pilota ufficiale che certo. Ha 30 anni, giusto? 29 che cioè, ci tengo a precisarlo perché è un limite guarda che importante per quello che farò quest'anno, cioè nel 2024. Ma dimmi se sbaglio, quest'anno hai fatto il record dei tuoi best lap? Sì, quasi dappertutto, anzi forse dappertutto. Devo dire che una condizione mentale così forte l'ho vista veramente in pochi altri. Vedevo che eri molto sul pezzo. Ti ringrazio. Mi fa piacere che l'hai notato e secondo me è un mio punto di forza. Però mentalmente dico, eh. Sì, secondo me è un mio punto di forza, me lo dicono anche gli altri piloti. Non sono sempre stato così, ma è una trasformazione. Allora, quello che ho fatto io in realtà, che poi, vabbè, ti dico, con l'esperienza, con gli anni, ho lavorato tanto a livello mentale, oltre che in moto, perché è fondamentale secondo me, è che io devo concentrarmi su quello su cui ho potere di controllo. A mente fredda, tutti ragionano forse come me, no? Certo. La mia forza è che riesco a ragionare anche a mente calda, così. Sì, certo. Io sono molto freddo, no? Molto razionale. Cioè, la settimana del Boldor è stata una settimana importantissima e ha fatto la differenza assolutamente sulla mia carriera. Questo perché? Perché il martedì ho avuto l'opportunità di provare la moto ufficiale, quella che guiderò quest'anno, no? La 11. E lì sono andato molto, molto forte. Sono rimasti contenti, insomma, dai. Sì, sicuramente colpiti, mi hanno fatto poi i complimenti perché mi hanno detto guarda, abbiamo visto i dati e non avevo mai visto un pilota che usa così il gas, il freno, eccetera. Tutte cose che comunque, mica stiriamo il gatto. Un po' carico sull'anteriore. E quindi sono dei complimenti che fanno piacere e ti lasciavano presagire che magari allora si fosse aperta una porta finalmente per entrare in squadra. Poi, 3-4 giorni dopo c'è stata la gara. Abbiamo vinto gara, abbiamo vinto campionato e cazzo c'è. Ok. Oh. Questa chicca che fa ridere. LeBlanc, che sarà il mio compagno di squadra il prossimo anno, mi dice, avevamo 2 moto, no? Prima di salire? Sì. Mi dice, vieni con me, cioè entriamo insieme, ti tiro. Io ho detto, mica, perfetto. Gli ho detto, vabbè, cioè spingi graduale perché non conosco la moto, eccetera. Praticamente usciamo dalla pit lane. Io sbaglio un attimo a togliere il pit limit, ma tipo 20 metri, perché non avevo capito che dovevo schiacciare 2 volte, tipo, no? Sto qua parte, se ne va. È andata avanti, boh, 300 metri, comunque, cioè, non serve proprio niente, cioè, tutto il discorso che aveva fatto, che ti tiro, eccetera, cioè, non si è più girato, cioè, capito, è andato per i cazzi suoi, in pratica. Grazie. Sono quelle cose da compagno di squadra. Esatto, che... sì, infatti, onesto. Poi ho avuto il culo di fare 2 giri e mi ha passato Canepa con Fritz,
quindi due ufficiali Yamaha, io mi sono attaccato e lì infatti ho iniziato a spingere, a martellare ai tempi da yard. Ho avuto anche un po' il culo di tutte le cose che si sono messe insieme proprio al momento giusto. Ancora devo realizzare bene quello che... Cioè, è difficile raccontarti cosa provo, perché gli altri anni, a parte questo che è andato tutto bene, gli altri anni sono veramente stato sfortunato, quindi comunque sai... sembrava che tutto non girasse e poi io pensavo, prima o poi, se gira, girerà bene, cioè, capito? Cioè, quando gira, fa il bot. Sono dove avevo sognato, pianificato di essere 3 anni fa. È un punto d'arrivo, ma allo stesso tempo un punto d'inizio, perché... Esatto. Immagino che ora il tuo obiettivo sia riconfermarti. Il contratto cos'è, di un anno? Sì, assolutamente sì. Ora praticamente inizia il lavoro vero. Posso chiedere, si può dire, cioè tu sei lì come pilota ufficiale, pagato, punto, valigia, niente. Valigia di chi? Valigia la portano loro. Portano loro? Sì, e poi io la domenica sera la prendo. Quindi, il rapporto con i tuoi compagni com'è? Ma quelli vecchi intendo, quelli nuovi non li conosci ancora bene, immagino. Ma io sono, cioè io da piccolo, cioè tipo mini moto, litigavo con la gente. Cioè, facevi brutto? Piloti. Sì, facevo brutto. No, invece ora sono veramente la persona più tranquilla del mondo, quindi io, anche coi team, cioè di solito la gente magari litiga coi team vecchi, io sono in buoni rapporti con tutti, non litigo mai con nessuno, basta mettere le cose in chiaro e mettersi anche un po' dalla parte... dall'altra parte, no? Ma hai fatto un percorso con un mental coach o qualcosa, è stata una tua evoluzione spontanea? Un po' tutte e due. Ho avuto un mental coach quando avevo un po' di difficoltà in super sport, eccetera. Però eri anche più giovane lì. Ero anche più giovane. Questa tira? Sì. Adesso quando recupero faccio un'altra domanda. Ti alleni mai con altri piloti? Ma con altri piloti in realtà no, perché non c'è nessuno qua. Quindi io sono il primo pilota. Bravo! Sei il primo pilota che viene qua a allenarsi con me. Ah no, beh, che cazzo dico? Canepa, che è di Genova. Sì, sì, Canepa, abbiamo lo stesso preparatore che dopo conoscerai. Ok. Adesso il problema è che lui si è trasferito a Lugano e quindi in realtà sono... Un po' meno, vedi. Sì, sono 3 annetti che non ci alleniamo. Se no... Prima ce l'avevamo, sì, sempre, quasi sempre insieme, anche con Ricky Rossi, che anche lui si è trasferito a Barcellona, se no anche lui aveva il mio preparatore atletico e ci allenavamo tutti insieme. Altri programmi li vuoi dire? Altri programmi? Stiamo lavorando per fare qualcosa in Italia, questo qua ti do lo scoop in anteprima, di essere verde anche in Italia, visto che comunque moto verdi 1000 non se ne vedono tanti neanche tra gli amatori in Italia. Ormai poi sono andato via io pure, quindi... Esatto, bravo, bravo. Giustamente, ragazzi, a moto non ho ricordi bellissimi. Conciata male, dai. Ma io, sì, ho fatto il bastardo, adesso te lo dico, ma... In realtà sapevo benissimo che faceva aveva... schifo? Era un attentato? Quasi. La faccio provare a lui che, insomma, cava, la conosce. Sì. Vediamo cosa mi dice, se è una mia sensazione o... E mi hai confermato tutto, quindi... Sì, 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 sì. Allora ho detto, senti, poveretta, 8000 chilometri, 4 anni di gare, basta. Sì, ci sta, ci sta. Il suo l'ha fatto, il suo l'ha fatto. Adesso, ieri ero a girare con le pit bike e io mi diverto un botto, cioè mi diverto più con quelle che con le motocross. Anche perché quando si chiude la visiera poi io spingo, cioè... Ah, sì, anche proprio, ieri. Proprio così, cioè... Sì, sì, anche ieri... No, sempre ragionato, è sempre razionale, non è che vado come un pazzo. Ma è tipo la testa che funziona così. Cioè, veramente è una cosa strana. Cioè, io entro in pista, l'ho notato ieri, che comunque ero con le pitbike, cioè lì ad Alessandria, un pistino di merda. Comunque c'è il mio cervello che pensa sempre a dove poter migliorare, a come, al giro primo ho fatto così, provo a uscire più largo, provo a uscire più stretto. Quindi secondo me, cioè, tipo, sono 25 anni che vado in pista, ormai il mio cervello si è tarato che tutte le volte che... che salgo su un circuito funziona così e va da solo. Sì, allora, competitivo sono competitivo sempre, però vabbè, molto il mio terreno, cioè che oggi qua mi vai via lo posso digerire lo potrei digerire. Poi, se Castelletto mi stai davanti un po' meno maledetto va forte anche in bici, ma figurati. Sai cosa ancora non mi sono abituato? Eh? Alle microasperità. Sì.
Carena. Sta andando. Staccata. Staccatona. Vai Sgari, vai Sgari, vai Sgari. Lo sto prendendo, lo sto prendendo. Lo sto prendendo. Madonna. Pedalo tantissimo io, però anche quando ho fatto lo scorso inverno, qua, mentone in frangia qua, vado 300 km. In un giorno? Sì. Prendo la mattina, tornate la sera. Zero male al culo. Pazzo, figa. Gambe di legno, gambe di legno. Ma questo è riscaldamento, adesso andiamo in palestra, eh? No, ma come riscaldamento è buono, direi che mi sono scaldato, sì. Adesso non vedo l'ora di spingere. Di spingere per davvero. Adesso c'è la salita, devi spingere per davvero. Scherzavo, non è di qua, ti ho fatto fare un po' di salita e basta. Sto scherzando? Sì, scherzo, dai, ah, di qua, vai. Ah, fanculo. Sono un po' di 24 ore, ormai l'ho finita, quindi. Ma sono più quelle che è finito o quelle che non è finito? Non lo so, quelle che non ho finito le ho rimosse dalla... Poi soprattutto se sei in un team francese, loro la vogliono finire sempre. No, no, le sfighe capitano a te, capitano agli altri. Quindi... Non ti devi buttare giù e tu vai per la tua strada, fai meglio e vaffanculo. Dai su, spingiamo che è finita. Quasi arrivati, l'arrivo è là, sono morto. E adesso mi aspetta una bella sessione in palestra. Belli freschi, adesso ci alleniamo, c'è una sua sedia. Ci alleniamo in palestra, quindi un allenamento tipico che fai di solito in stagione. Più in stagione, sì. E adesso è il periodo che facciamo un po' più forza, però visto che ci sei te, mettiamo sotto la panca con un po' di pisa addosso. E faccio vedere gli esercizi tipici che faccio durante la stagione, diciamo. Okay. Qui con noi c'è il tuo preparatore. Ciao, ciao, Massimiliano. Preparatore di gamma che lo aiuta a non sfigurare nelle 24 ore. Senti le gambe? Non fastidio. Ma ti dico, mi sto sorprendendo di me stesso. Ti ho sorpreso per ora, che non sono ancora crollato. Sì, a terra. Mi sembra bello scattante sotto la pirulana. Non ti sei fatto neanche travolgere dal rullo. Cerca di non crollare col bacino. No. Allora, proviamo adesso ad aprire un pochettino avanti la palla. Tengo un attimo. Posso allargare le gambe? Sì, sì. Ok, stop, rientriamo nella posizione. No, sì, di. Dai, sei prontissimo, sei. Vai, andiamo ancora, apri. No, non è tanto gli addominali, è l'equilibrio con la palla. Una base instabile. Stop, rientro un attimo. Che stop, molla. Ok, perfetto. Benissimo. Su. Via, giù. Su. Su e giù veloce, uno. Stop, tieni. Qua mi spacco di nuovo. Allora, anziché le tibie, in realtà il lavoro sarebbe con la punta del piede così. Così? Oh, esatto. Madonna. Dai, con le punte. Punta, punta la punta. È difficile mettersi qua con le punte che girare in 55. Tira l'addominale. Dai ancora un po', tira ancora un po'. Bravo, bravo, ci sei, ci sei. Vai giù. Vado giù. Madonna. Via, su. Buono. Vai, vai, dai, vai, dai, vai giù. Tieni là, non scappare. Via, su, dammi due colpi, via. Uno e ancora uno. Due colpi per terra con la faccia. E stop, molla, no. molla. Via. Fare quella posizione lì in estremo, ok? Via. Dai. Però... Ok, stop. Sì, stai girando su te stesso. Anche meno. Quando non ci sei te, Sgari, non sono così bravo. La competitività. Sì. La competizione che... Allenarti con i piloti, vedi che... Esatto. No. Vai. Inizia a essere... La stanchezza poi, no? Devi concentrarti un po' di più. Allora, qua è un giochino che è particolare. Qui abbiamo tre colori, ok? Allora,
io tocco un colore, il bianco, e vi indico delle direzioni. Allora, vuol dire, se indico di là, per tutte e due, dovete saltare e ritornare. Tu devi saltare di là e tu devi saltare con tutti di... i due piedi. Con tutti i due piedi e ritorni. Okay, così. E uno e due, perfetto. Ok. Ti hai guardato? Ok, stop un attimo. Non vale. Quindi noi siamo messi così, per esempio indico di là. Allora, piego, carico leggermente, estendo quello. Ok. Come se fossi in moto. Sì, no. poi ritorno. Mai seduto? Mai seduto, sempre in tenuta. Poi se dico di là, ovviamente piego e vado di qua. Facendo i salti in avanti. Stendi. L'esercizio di prima. Cosa abbiamo detto? Abbiamo fatto. Allora, queste luci si spengono, hanno dei sensori di movimento, ok? Quindi si spengono con un colpetto. Ok. E anche con un colpetto del piede, ok? Ok, via. Che culo! Ma tu sei tutto vicino, bastardo! Attenzione, che sfidona! Come è andata? Vediamo. No, 15 pari. Boh. Bisogna farla, bisogna rifarla. Ok. Tosta, Un attimo di recupero. No, di là. Che è successo? È finita. Oh. 18-17. Eravate troppo. Ho salvato l'onore. Eravate troppo pari, venì fino all'ultimo. Ok, abbiamo finito. Sopravvissuti. Grazie dell'allenamento. Grazie a te, mi ha fatto piacere avere un compagno, collega di lavoro. In bici non c'è stata storia, ma in palestra, dai. No, sei bravo, sei bravo. Dai. Me la sono giocata fino all'ultimo. Sei grande, sei grande. E adesso mi tocca pagarti la birretta. Annaggia, esatto, per uno, ora, alla fine, basta poco. Grazie, Gama. Grazie a voi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.